Allora, Luca Cervellati, responsabile amministrativo CPR, l'innovazione è collegata direttamente all'agricoltura e ai prodotti di alta qualità. Siete una cooperativa, siete il top in Italia, direi che da Ferrara parte un lungo percorso verso l'innovazione. Esatto, CPR è un'esperienza ormai oltre che ventennale, infatti nel 2023 compieremo 25 anni e siamo nati con l'economia circolare nel sangue attraverso un modello vincente che collega tutta la filiera agroalimentare dal produttore agricolo fino alla grande distribuzione, passando ai produttori di imballaggi e ai trasportatori, per rendere quello che sarebbe normalmente un problema, ossia l'imballaggio e un argomento di negoziazione e di contrasto tra i vari operatori della filiera, semplicemente uno strumento per migliorare l'attività per tutti gli operatori stessi. Come si fa innovazione? Ecco, questo è sempre, se ne parla tanto, poi dopo è difficile vederlo messo in pratica. Voi ci siete riusciti e siete la dimostrazione lampante di tutto questo. Il modello è innovativo ormai da 20 anni, però CPR non si è fermata al business, a portare avanti questo business. Anche nei momenti, fino a 2 o 3 anni fa, quando la situazione congiunturale e mondiale era positiva, CPR non ha mai smesso di innovare, investire e spendere in ricerca e sviluppo, e questo ha portato a progetti innovativi come l'introduzione del nostro nuovo imballaggio e anche la creazione e lo studio di nuovi imballaggi ancora più votati all'economia circolare, che a breve entreranno sul mercato.